chiamo Ilaria Galanti, sono studiato alla RUFA, un'accademia di cinema a Roma, e ho fatto anche diciamo, un corso base di regia al centro sperimentale questi ultimi mesi. E ho fatto il mio primo cortometraggio alla RUFA e un mio professore mi ha indicato questo festival, il Loverstream Festival, e quindi ho deciso di partecipare col mio cortometraggio. Il mio cortometraggio parla di inizia con un ragazzo che si sveglia a letto nudo insieme a un altro ragazzo, non ha idea di come questa cosa sia successa perché non ha ricordo di che cosa è successo la sera prima, per eccesso di alcol. E quindi tutto il corto diciamo, si svolge nell'arco di un pomeriggio ed è un po' l'indagine che questo ragazzo svolge per capire che cosa è successo, durante la notte. L'idea mi è venuta in realtà. Una storia un po' buffa, diciamo, con un sogno che ho fatto di un mio ex che si risvegliava con accanto suo migliore amico nel letto, e da lì sono partita da questa prima scena iniziale con l'idea di sapere che cosa sarebbe potuto succedere poi, e mi sono un po' ispirata al genere giallo che mi piace molto e mi piace l'idea che il corto fosse una piccola investigazione del protagonista su che cosa è successo la notte, ma in realtà poi diventa una specie di ricerca personale dove scopre un po' di più qualcosa sulla sua identità e su se stesso. Allora, sì, è la prima volta, questo è il mio primo corto, dubbi che vengono il mio primo corto ed è anche la prima volta che parlo di tematiche del genere, quindi, che riguardano la comunità LGBT. È nato tutto abbastanza naturalmente, cioè dalla situazione, cioè la situazione già nasce con questo presupposto e mi permette, cioè mi piaceva molto parlare di tematiche del genere perché riguardano una ricerca, cioè sono comunque inerenti a una ricerca interiore, a una riscoperta di se stessi e quindi insomma volevo parlare di questo, quindi sì. In realtà con questo corto è il terzo festival, però è la prima volta che posso partecipare, cioè che posso venire anche al festival, quindi è la prima volta che vedo il mio corto proiettato sul grande schermo e penso sarà abbastanza emozionante. E questo è il mio primo corto, ma ne sto già scrivendo altri con l'idea di girarli. Mi piacerebbe anche cimentarmi nel documentario e poi per arrivare poi piano piano a girare anche il primo lungometraggio, diciamo. Comunque nell'immediato mi piacerebbe continuare a fare anche cortometraggi perché insomma, si impara tantissimo.